siamo pronti, andiamo allo smart. Candidati TV Channel va a vedere quelle aziende ad impatto zero. Quindi rispetto per l'ambiente, quindi andiamo con i mezzi. Assolutamente no. Ci muoveremo con le biciclette elettriche. Io ho portato la ciabatta, posso dire. Questa prova è riuscita perfettamente. Allora, sensazioni, poca aria, anche perché vado piano, poche vibrazioni, anche perché non prendo i tonnini, pochi moscerini, anche perché siamo in città. Davanti alla scultura di Aligi Sassu, dal titolo Il grande ciclista, eccolo qua, che non siamo noi. No, non siamo noi, però, perché a noi l'avrebbe fatta Il grande ciclista elettrico. Insomma, allora, ci abbiamo messo intorno ai 10 minuti, sì, un quarto d'ora. Siamo in piazza Piemonte, ce l'ho fatta anch'io. Non abbiamo inquinato niente o quasi niente. Il surplus. Adesso andiamo in fiera, Smau. Smau! Arrivati allo Smau, ci siamo subito soffermati a vedere questo determinato tipo di prodotto. Ci troviamo con Speranza. Che cos'è? Questa è una macchina lavamani, asciugamani, che ha un notevole impatto sulla riduzione dei consumi dell'acqua, ovviamente anche dei saponi. Noi siamo i Brand Plus, una startup innovativa di Reggio Emilia che fa sistemi anticontraffazione, ma anche sistemi che consentono alle macchine di dialogare senza banalmente avere la carta. Vede questo NFC? Io prendo lo smartphone, lo attivo, lo appoggio e subito parte il sito che contiene della macchina, la marchiatura CE, le certificazioni e anche il libretto di manutenzione e istruzione. Il ciclo completo prevede 70 ml di acqua consumati. Se vuole fare l'esperienza. Sì. Ale, abbiamo il nostro valletto Ale De Santis. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, mi preparo perché so che non sarà una prova facile, quindi cosa devo fare? Infilare le mani e poi muoverle come quando le lava. Certo, certo. L'acqua viene nebulizzata, è stato già passato il sapone. Adesso c'è la parte del disinfettante e poi parte l'asciugatura, che è fatta di due tempi, una parte un'asciugatura a freddo e al termine un'asciugatura a caldo. Il suggerimento è quello di completare il ciclo, però se vuole una mano più umida lo può togliere prima. Devo dire che mi danno un po' fastidio le persone che mi stringono la mano con la mano umida, quindi completerò il ciclo. Ecco, diciamo che questo determinato tipo di prodotto è per la grande distribuzione. Sì, diciamo che il prezzo si posiziona per luoghi che sono ristoranti, alberghi. Oppure ristoranti, alberghi. Quindi, per poterne sapere di più, i Brand Plus, siamo a Reggio Emilia, potete trovarci al sito www.ibrandplus.it, Twitter, LinkedIn. Grandi social network, insomma. Sì, ci siamo. Stampare o non stampare, questo è il problema. E infatti noi siamo qui con Alessandro e abbiamo visto qui questo bellissimo prototipo, possiamo chiamarlo? Sì, quindi è un prototipo per compagnie teatrali. Però non fate solo questo. Noi abbiamo scoperto appunto la stampa 3D, è una stampa non per sottrazione, cioè non come lavorano i torni, giusto? Esattamente. È una stampa per, diciamo, apporto di materiale, quindi strato su strato viene proprio aggiunto del materiale fino a formare quello che è l'oggetto. Ti parte dal filamento. È un filo in poliuretano, quindi? Si tratta di PLA, è un materiale plastico a tutti gli effetti ricavato dal mais, quindi in realtà non è nocivo, quindi non genera
degli odori particolari per utilizzo tranquillamente in casa e in ufficio. Esistono diverse tipologie di materiale, quindi sta solo nella scelta del materiale in base a quella che è l'esigenza e l'uso pratico. Prima parlavamo di prototipi per le aziende che quindi possono facilitare, semplificare e velocizzare il processo di valutazione del prototipo, esatto, quindi del prodotto finale. Ci sono dei costi aziendali che spesso sono davvero molto alti per realizzare un prototipo che mi può costare 400-500 euro, un esempio. Posso ottenere lo stesso oggetto all'istante, nell'arco della giornata o anche meno, a costi decisamente bassi, che può aggirarsi 5 euro. Però non solo prototipi, ma anche oggetti, per esempio all'interno di una maniglia potrebbe rompersi una componente, un po' come si faceva una volta le chiavi, immagino, no? Esattamente, ci sono da un lato aziende che proprio ti disegnano il prodotto, aziende che offrono addirittura, proprio nell'ambito di quello che è il mondo 3D che è nato, la possibilità di ottenere la parte di ricambio di quello che è l'elettrodomestico, ad esempio la maniglia nell'esempio che ha fatto, e poterselo stampare in tutta autonomia. Ci sono dei grandi portali dove utenti come noi possono pubblicare liberamente un oggetto da loro disegnato, che può essere la parte di ricambio della mia lavastoviglie, piuttosto che la maniglia di qualche oggetto che uso, di una valigetta, lo scarico e tranquillamente lo stampo. Direttamente dalla bellissima città di Ferrara, città estense per eccellenza, abbiamo Simonetta Pancaldi che rappresenta l'Università degli Studi di Ferrara e soprattutto un'azienda spin-off, possiamo già chiamare azienda perché vedo SRL, che è l'Alga Enzyme Factory SRL. Di che cosa vogliamo parlare oggi e perché vi occupate di ambiente, perché siete importanti per l'ambiente? Noi come spin-off ci occupiamo di alghe ed enzimi che degradano la cellulosa per la valorizzazione delle biomasse lignocellulosiche. In più noi proponiamo e abbiamo brevettato un impianto e processo per l'abbattimento del carico di azoto dei reflui zootecnici e dei fanghi della digestione anaerobica. C'è una direttiva europea che è la direttiva nitrati, che è fortemente stringente per quanto riguarda lo spargimento nel campo dei reflui zootecnici, perché contengono troppo azoto sia in forma nitrica che in forma di ammoniaca. E noi, attraverso il nostro processo, riusciamo ad abbattere questo carico di azoto attraverso le microalghe che assorbono l'azoto fino al 90%. Le alghe si arricchiscono di azoto ma sotto forma di proteine, quindi questa biomassa può essere venduta come mangime per animali o come concime. Come prodotto finale cosa otteniamo? Se coltiviamo le alghe all'interno di fotobioreattori otteniamo delle alghe che sono arricchite in molecole che possono essere indirizzate verso la cosmetica o verso la nutraceutica oppure nell'industria dei fitostimolanti, quindi di una di produzione di materiale per l'agricoltura. Agricoltura biologica. Dall'altra parte invece c'è questa filiera negli allevamenti e nell'agroenergia, diciamo, che può produrre delle biomasse di alghe arricchite in proteine da indirizzare agli mangimistica animale o alla produzione di concimi. Usciti dello SMAO, diciamo che ci sono veramente delle cose, delle situazioni molto interessanti. La creatività italiana, l'imprenditore italiano nasce spontanea perché siamo un popolo di creativi, di imprenditori, abbiamo iniziativa, abbiamo intelligenza e abbiamo fame, andiamo a mangiare! Dallo SMAO allo SLURP. Io non parlo, parli solo tu. Ma come è possibile? Sei già stanco? Questa è assistita, ma... Ma è elettrica, Ale? Com'è possibile? Ah, bisognava accenderla. Non ho parole.